Ciao a tutti, oggi prepareremo la crostata al mascarpone con gocce di cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono per la frolla farina di tipo 00 o farina per dolci, zucchero semolato, scorza di limone, yogurt bianco, sale, uova, burro morbido, lievito e vanillina. Per la crema, mascarpone, ricotta di pecora, zucchero, fecola di patate, gocce di cioccolato e tuorli d'uovo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo a preparare la frolla. Mettiamo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza del limone e li facciamo polverizzare in 15 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale lo zucchero. Aggiungiamo il burro. La farina, l'uovo, la vanillina, il pizzico di sale, lo yogurt. E il lievito per dolci. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 50 secondi a velocità 5. La frolla è pronta, è una frolla che non necessita di riposo in frigo, per cui la stenderemo subito e la andremo a posizionare in uno stampo del diametro di 20 cm con apertura a cerniera. Abbiamo rivestito il fondo con carta da forno e unto i laterali con il nostro staccante per teglie. Adesso prepareremo la crema. Senza lavare il boccale, mettiamo lo zucchero. I tuorli, la fecola, il e la ricotta. Adesso chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 2 minuti a velocità 5. Adesso aggiorniamo un po' sul fondo del boccale la crema che abbiamo ottenuto. Aggiungiamo il mascarpone e azioniamo il bimby per 30 secondi a velocità 4. La crema è quasi pronta, aggiungiamo le gocce di cioccolata e facciamo amalgamare per 30 secondi con l'antiorario a velocità 2. La crema è pronta, trasferiamola nello stampo.
Prima di trasferire la crema nello stampo, con i rebbi di una forchetta bucherelliamo il fondo della nostra frolla. Adesso riprendiamo la frolla che è avanzata, formiamo le strisce e completiamo la crostata. Dopo Una volta completata, cuociamola a forno preriscaldato a 180 gradi per 30-35 minuti circa. La crostata al mascarpone con gocce di cioccolato è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Crostata al mascarpone con gocce di cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta!